Sì, grazie Presidente. Ovviamente la maggioranza voterà favorevolmente a queste proposte, come peraltro hanno dichiarato anche i colleghi, per cui ci avviamo al voto unanime dell'Assemblea Capitolina, come ovviamente è giusto che sia per l'importanza di queste due figure che hanno dato tanto all'arte italiana e internazionale. Mi permetto di poter fare solo una battuta, visto che i colleghi lo hanno detto nei loro interventi, che hanno fatto un riferimento alla situazione dei cimiteri. Per quanto riguarda Roma, Roma ha avuto il suo picco di mortalità del Covid a partire da settembre del 2020. Con novembre c'è stato un più 71% della mortalità rispetto agli anni precedenti. Stiamo parlando che mediamente negli anni precedenti a novembre morivano 2.400-2.500 persone, ne sono morte più di 3.900 nel novembre di quest'anno. Questo per effetto di questa pandemia che sta colpendo il mondo intero, una situazione già fragile dei cimiteri ha fatto sì che ci potessero essere delle difficoltà nella gestione in quei momenti che adesso si stanno superando. Io mi auguro che ne abbiamo parlato una volta in una commissione cultura insieme ad AMA dell'importanza di rivalorizzare il cimitero del Verano, di dare l'opportunità ai romani e ai turisti di poter visitare le salme dei tanti personaggi storici, artisti che sono seppelliti in questo cimitero. Io credo che tanta gente vorrà nei prossimi mesi, quando la cappella verrà realizzata e tumulate le salme di Proietti e di Morricone, tanti romani e tanti cittadini che verranno a Roma a visitare questa città vorranno passare al Verano e a lasciare un fiore o a recitare una preghiera davanti a queste salme per ringraziare queste persone di tutto quello che ci hanno dato, della grande arte che ci hanno dato, per cui questa è un'attività importante che bisognerà comunque fare per dare un percorso all'interno del cimitero del Verano e indicare dove sono seppellite tutte le persone che hanno un'importanza storica o artistica e sono tumulate in questo cimitero. Però ecco, io terrei da parte in questa giornata le polemiche politiche e come sono certo che accadrà, perché lo hanno già annunciato anche i colleghi, andiamo a votare all'unanimità queste delibere per un riconoscimento di questa città a questi due grandissimi artisti internazionali. Grazie.